E buongiorno, buon pomeriggio, cari amici di All Music Italia, ci siamo pronti per una nuova diretta Instagram. Oggi saremo con Emanuele, saremo con Emanuele Aloyez, sicuramente sarà un bel modo di chiacchierare. Nel frattempo, appunto, vediamo di rispondere agli ultimi messaggi per metterci d'accordo sulla diretta. Perfetto, perché è giusto anche sentire l'ufficio stampa. Nel frattempo saluto già tutte le persone che si stanno mettendo in contatto con noi. Siete tantissimi, siete sempre di più. Io vi ringrazio anche per le persone che mi avete e ci avete inviato. Davvero grazie mille. È sempre piacevole poter vedere quanto apprezzate per il nostro lavoro. Aspettiamo che Emanuele ci faccia la richiesta di partecipazione. Io vedo tra l'altro che sta già partecipando. Ok, dovremmo esserci. Qualche secondo e ci collegheremo con Emanuele. Eccoci. Oh, ciao Emanuele, buon Ciao pomeriggio. Simone, buon pomeriggio. Come stai innanzitutto? Tutto bene, tu? Tutto bene, anche se beh, diciamo che in queste settimane, i giorni della settimana sono stati un po' tutti uguali, Tutti eh. uguali, tutti uguali. Adesso già questa settimana qualcosa un po' è cambiato. Io ho iniziato a farmi i miei giri in bicicletta, ma così Perché tu andiamo sei avanti. esattamente di dove? Di quale zona? Io sono di Torino, Torino abbastanza non lontano dal centro. Beh, quella è una bella zona che per poter girare in bicicletta qua e là, eh. Ci sono tante Sì, piste sì, sì. ciclabili da quelle parti. Sì, vero, vero, assolutamente. Bene, senti, poi magari parleremo anche di sport, perché sono tantissime le domande che mi sono riguarda. Speriamo di avere il tempo di poter fare tutto e di poter parlare di tutto. Però innanzitutto la prima domanda riguarda la scorsa settimana, quello che hai provato quando hai visto che il tuo brano ha conquistato la vetta della classifica settimanale viral di Spotify. Beh, diciamo che sono rimasto contento. Diciamo che il mio percorso inizia anni fa, cioè sono anni che faccio musica, anche se poi alla fine hanno iniziato un minimo a scoprirmi con Girasoli. Già con Girasoli eravamo arrivati primi in viral, quindi è stato, cioè, replicare è sempre difficile, però è l'insieme di cose, perché poi Klimt sta facendo, cioè Girasoli ha una certa, dopo un po' di tempo ha iniziato a fermarsi. Klimt è per adesso inarrestabile, anche, cioè è qualcosa, è la prima volta che percepisco una cosa di così grande, quindi sono contento, ovviamente, sono contento. Anche perché appunto sì, è vero, con Girasoli già eri arrivato al primo posto, quello sicuramente un buon successo, sicuramente una grande soddisfazione, ma dicevi anche tu che non è facile riuscire a replicare e soprattutto non è facile riuscire comunque a conquistare giorno dopo giorno le classifiche. Tra l'altro appunto proprio oggi il Bacio di Quinto è nella classifica Fimi dei singoli più venduti d'Italia al 12° posto, quindi credo che sia una soddisfazione anche quella, sia un passo dalla top ten. È eclatante, ma la soddisfazione più grande veramente è anche essere indipendente, perché sottolineo questa cosa, perché alla fine questo è anche un messaggio che si dà ai giovani. Magari molti giovani dicono: cavolo, sono da solo, come si fa? Si può fare, perché poi alla fine io ho iniziato avevo 13 anni che già scrivevo canzoni, adesso ne ho 21. La cosa importante è farlo ogni giorno e non stare a pensare a quando, stare a pensare di. La centralità è la musica. Prima o poi le cose arrivano. Certo, anche perché quello che è una consapevolezza sempre maggiore, anche andando ad analizzare i testi, io trovo che sei sempre più a tuo agio nella scrittura. Ti trovi d'accordo con questa affermazione? Credi di aver trovato una chiave anche per scrivere e per descriverti? Sì, diciamo che il fatto di scrivere da tanto tempo mi io sono in alcune cose mi sento sempre un attimo, dico no, sulla scrittura devo dire sono tanto sicuro di me. È forse una delle cose su cui veramente mi sento sicuro, poi al di là del pensiero degli altri. E come ho detto, poi da Girasoli, anche proprio come tra virgolette. Ascoltando il pubblico ho percepito che
avevamo trovato una strada, perché ovviamente Girasoli, il bacio di Klimt, è palese anche, credo, dall'esterno che ci sia una strada, un concetto particolare. Io credo proprio di sì, perché comunque c'era questo discorso legato alla consapevolezza e soprattutto quello che colpisce è il fatto che tu sia riuscito ad arrivare al pubblico comunque con semplicità, comunque semplicemente raccontando te stesso e non raccontandolo in modo scontato. Secondo te, cosa ha colpito così tanto il pubblico? Guarda, io quello che sto percependo è sicuramente la chiave è questa cosa che poi io continuo a dire, continuerà a esserci, continuerà ad andare avanti questo concetto di rappresentare anche determinate emozioni attraverso anche l'arte. Poi in Klimt non c'è soltanto l'arte, cioè io specifico anche i riferimenti a Montale, cioè mi fa molto piacere aver citato Montale e che la gente abbia apprezzato questa cosa. Credo che la gente, al di là dell'aspetto emozionale, la canzone d'amore, tutto quello che vuoi, si cioè, abbia più semplicità ascoltando la canzone perché sente il bacio di Klimt e sa cosa associarlo. Sente Montale e si rispecchia, magari cioè, mi sono arrivati dei complimenti comunque anche da gente più grande, perché ovviamente all'inizio bisogna sempre attribuire ad un successo come dire, una causa. La causa è TikTok, però non è solo TikTok, perché TikTok può essere un tramite, però poi c'è il resto, perché poi le cose si fermano. Ci sono tanti, tanti altri che provano a far esplodere le cose da TikTok e poi finisce là. Cioè, come dico Certo, sempre. anche perché obiettivamente non è semplice comunque arrivare a TikTok, l'hai detto tu, anche citando Montale, non è così scontato, anche perché comunque hai dovuto andare Certo, oltre. no. Hai cercato comunque di spiegare degli argomenti che nella musica hanno avuto la possibilità di essere compresi. Sì, assolutamente. Sono rimasto stupito anche di questa cosa, perché appunto uno dice TikTok è il social che ha una fascia di età più giovane, così dovrebbe essere, però poi alla fine, cioè, 120.000 video su una parte in cui si parla di Klimt, si parla di Montale, giustamente, cioè io a 14 anni Klimt, cioè se mi dici la Gioconda, a 14 anni forse sapevo cosa fosse. Klimt è già una cosa un po' più specifica, per quanto il bacio molte persone sanno che lo identificano. Poi, tra l'altro, c'è da dire che ultimamente anche lo studio della storia dell'arte c'è sempre meno, è sempre meno frequente, purtroppo. Tu, da questo punto di vista, come ti poni? Io mi sono diplomato in un liceo linguistico perché molti pensano che io arrivi da, non so, abbia studiato chissà che cosa. No, liceo linguistico di arte facevo 1 o 2 ore con tra l'altro un professore che mi ricorderò a vita perché era tutto sulle sue. Secondo me l'arte è importante, però è sempre difficile trovare spazio perché poi ci sono anche tante materie, dipende poi dall'indirizzo. Io la scuola, secondo me, è arrivato a 15-16 anni, un ragazzo deve trovarsi a poter magari avere delle preferenze su alcune materie, nel senso per dire la matematica ovviamente è quella materia che deve esserci, la letteratura va bene, però poi da là si ramificano altre cose, che può essere storia dell'arte, può essere scienze, può essere. Secondo me già a un'età prima dei 18 dovrebbero concedere la possibilità ai ragazzi di scegliere delle preferenze. Questo è il mio modo di vedere. Sì, io sono d'accordo, così come per la letteratura, perché obiettivamente abbiamo parlato di Montale, ma comunque il Novecento non viene studiato così spesso ultimamente. Vero, no, assolutamente, condivido. Ahimè, si toglie sempre più spazio, si devono fare sempre più tagli. Io mi ricordo al liceo tagli di ore, quindi ovviamente devi dare le preferenze, devi lasciare da parte determinati artisti. Io mi ricordo, io sono capitato nella maturità dove uscì Caproni, che onestamente quando uscì Caproni, io nella mia ignoranza mai, non l'avevo mai sentito, ma per una colpa proprio perché Caproni rappresenta il dopo e non mi ricordo proprio, non c'era stato tempo proprio di affrontarlo. Quindi siamo rimasti fregati noi di quell'annata.
Certo. Beh, purtroppo gli esami di maturità sono sempre un terno all'otto, poi quest'anno chissà con tutto quello che sta succedendo, vedremo quello che poi accadrà. Sì, esatto. Ma parlando del bacio di Clint, è una canzone che parla anche di solitudine. Ti ricordi quando è nata, quando l'hai composta? È stata forse credo l'ultima canzone che io ho scritto e forse è stata anche la sua fortuna, perché scrivendo così tante canzoni mi trovo molto spesso a scrivere delle bellissime canzoni e poi, non lo so, scrivo una canzone, passa una settimana, ne scrivo altre due e quella canzone che magari è molto più bella delle ultime due la metto dopo perché sono uno che pensa sempre alle canzoni successive, infatti sempre la mia canzone preferita è la prossima. Clint, essendo nata per ultima, poi con sta quarantena ovviamente non ne sono nate altre, non sono andato in studio altro, c'era da fare una scelta perché di singoli ne avevo una serie e a cuore, a momento e tutto si è scelto di andare su Clint. È nata comunque a febbraio. Come dico sempre, molti mi chiedono: ma tu dedichi le canzoni a... In realtà non è così. Io dico sempre che non riesco mai ad attribuire a una canzone qualcuno, una ragazza, una persona. Riesco ad attribuire una canzone a un momento della mia vita. Scrivo quando, magari, in un determinato momento della mia vita, determinato periodo della mia vita, vivo determinate cose. Questo. Quello che colpisce a livello di testi è proprio quella malinconia di fondo e può legare quelli che sono i tuoi brani, il tuo repertorio, perché comunque stiamo già parlando di più di un pezzo. Sì, ho perso un pezzo perché si è bloccato. Credo che la Sì. domanda fosse relativa alla malinconia. Allora, sì. Sì, Sì, la è un... malinconia. Boh, diciamo che io ci sono anche dei pezzi prima di Girasoli che sicuramente hanno tutto un altro andazzo. Penso, magari qualcuno che in diretta conosce, Wii Wii è un pezzo un po' più... magari lo ascolterai, mi farà piacere, è un po' più fresco e tutto. Però diciamo che... Un po' come diceva Tenco, perché scrivi solo canzoni tristi? Perché quando sono felice esco, è un po' la stessa identica cosa. Cioè, poi la prediligo, preferisco le canzoni tristi io. Cioè, io sì, preferisco le canzoni tristi. È così, c'è poco da fare. Ma anche in Wii Wii comunque io ci trovavo quella leggera malinconia, comunque quel sentimento di fondo Vero. un po'. Sì, diciamo, non era un pezzo semplicemente happy. Io ci trovavo comunque qualcosa di riflessivo, qualcosa che mi portava a riflettere, ad andare oltre. Hai ragione, hai ragione, hai ragione, è vero, è così, però bisogna vedere poi verso un'ottica di album sicuramente nascerà anche qualcosa di meno malinconico, non lo so, adesso... Giusto, alla fine i sentimenti comunque io credo che un artista li debba esplorare a 360 gradi. Siamo fatti proprio per questo, per cercare anche di esplorare tutto e voi artisti avete anche il compito di poter cantare, di poter scrivere di diversi sentimenti. Certo, assolutamente. No, no, ma io infatti, al di là di quello che posso dire, mi piacerebbe fare una canzone così, poi, ripeto, per me le canzoni è quasi come se esistessero già. Cioè, nel senso, io ho il mio compito è prenderle e mettere su un foglio, però quando finisco una canzone, quando ho finito Clint, ogni tanto, quando esce soprattutto, perché poi quando esce una canzone ti arrivano i messaggi delle persone, iniziano a ripetersi le storie un po' con le frasi preferite. E dico, ma l'ho scritta io quella cosa? Cioè, come mi è uscita? Nel senso che davvero non ti so dire come nascono. Cioè, ti so dire che nascono, poi il resto, Beh, molti stanno parlando di ricomincerai a ridere anche, sto leggendo qua sotto. mi fa piacere. Ricomincerai a ridere è un pezzo un po' più datato che secondo me merita tanto quanto... I pezzi più recenti, è un pezzo importante. Sì, forse si sente comunque oggi che sei cresciuto rispetto a quel periodo. E io trovo comunque una differenza a livello testuale tra ricominciare a ridere e appunto Clint. Sono d'accordo, sia, ma anche forse anche a livello vocale, se devo dire la verità. Poi comunque. Grazie.
Sì, diciamo che il periodo divido un po', tra virgolette, tutti questi anni in periodi. Forse il periodo di ricomincerai a ridere, perché poi quando scrissi Ricomincerai a ridere, avevo fatto anche Esisti solo tu, che è un altro pezzo che le persone apprezzano. E diciamo che quello proprio è stato quasi l'essere arrivato a un punto di evoluzione che sicuramente io dico sempre che tra virgolette, nella carriera di un artista non c'è mai un punto finale. Però comunque il salto, appunto, molti lo percepiscono a girasoli, per quanto quelle Certo. canzoni scritte precedentemente per me hanno comunque un peso. Però ti do ragione, sia sul testo che anche vocalmente, almeno mi sento più Sì, c'è preparato. qualcuno che comunque cita anche Trasparente, per esempio. Sì, Trasparente nel mio piccolo, quando non c'erano era stato il successo più grande Quindi Trasparente è un pezzo a cui sono molto legato, sì. Bene, beh, Schopenhauer invece lo stanno citando tutti, eh. Schopenhauer è mai uscito, perché io sono uno, devi sapere che nella mia indipendenza, magari fossi legato a qualcuno, mi direbbero non devi spoilerare niente. Nelle mie dirette io non ce la faccio, devo sempre cantare delle canzoni nuove. C'è una canzone che loro l'hanno intitolata Schopenhauer, non so se si chiamerà Schopenhauer, che è piaciuta a tutti. Uscirà prima o poi. Chi sta con quel titolo? No, infatti la mia paura è quella, perché già su Clint ci sono stati Clint, Clean, Schopenhauer, non immagino che cosa viene fuori. Ma devo dire che lo hanno scritto giusto, però, eh? Ma Quasi tutti, no? infatti, incredibile. Beh, vuol dire che li hai educati bene, i tuoi fan. Sono contento. No, un'altra cosa di cui sono contento è che parlavamo delle fasce d'età, perché mi rendo conto che da TikTok giustamente arrivano dei ragazzi giovanissimi. La cosa anche che mi fa piacere è proprio che mi arrivano dei messaggi del tipo: io non avevo vog- non me ne fregava niente dell'arte, con te mi è venuta voglia di approfondire. Questa è una cosa che mi fa piacere, perché poi uno dice: ma chi è sto Clint? Clint, scusa, mi sono confuso anch'io, leggo i messaggi Clint. Comunque no, questa è una cosa che mi fa piacere. Ma, senti, ma quale può essere, secondo te, il rapporto tra un'opera d'arte, come quelle di Klimt o come Van Gogh, parlando di girasoli, e la musica? Come possono stare insieme? Come possono convivere? Ma io credo che la musica molto spesso noi la semplifichiamo sempre con la parola arte, perché poi che sia musica, che sia appunto dipingere, che sia qualsiasi cosa, poi alla fine l'origine è arte, perché è un qualcosa che va a creare, che crea l'uomo, anche fare una scultura è arte, qualsiasi cosa. Quindi questa all'origine secondo me sta alla base. Poi, come ho detto, in un discorso di testo, le persone, conoscendo già determinate opere, magari apprezzando la melodia di quella canzone, riescono subito ad immaginare, perché va proprio a racconto, è un racconto. Quindi questa, secondo me, è una chiave che si incastra molto bene. Lo credo anch'io, perché io ho sempre considerato una canzone un'opera d'arte, e tra l'altro se io non capisco un brano dico sempre che il problema è mio, perché la canzone è comunque un'opera d'arte, quindi nel bene o nel male, sì, possiamo parlarne, ma criticarla a priori assolutamente no. Come riesci a gestire gli hater? Perché sappiamo che quando si ha a che fare con i social sono tantissimi e a volte sono anche un po' pesanti. Allora, ti dico una fortuna, sarà che magari non sono ancora esploso. Non ne ho tanti, non ci sono troppe. Ogni tanto mi arrivano dei messaggi, ma che sembrano veramente scritti per dire qualcosa, perché poi a me piace, anzi, io sono uno che mi sto trattenendo, perché poi se uno mi scrive delle cose che non condivido, mi verrebbe proprio da rispondere, perché sono uno che risponde nella vita. Però in realtà il rapporto è quando scrivono delle cose che non hanno logica ed indifferenza. Quando mi arriva magari una che poi non è, cioè se arriva una critica costruttiva non lo chiamo hater, lo chiamo comunque persona che anzi che mi fa forse un favore ancora maggiore rispetto al solito elogio magari a priori. Quindi indifferenza, perché poi alla fine quando non rispondi alla fine continuano e poi finisce là, perché non gli hai dato, loro quello vogliono, cioè vogliono la risposta. Se non rispondi, possono stare 1, 2, 3 giorni, poi.
Complimenti per la saggezza, perché non è sempre semplice. Gli hater non è così semplice gestirli. Lo vediamo anche Sì, noi, forse è parte, non è una così saggezza. semplice. Vero, no, no, magari una saggezza dovuta anche al fatto che, come ti dico, vediamo alla lunga, magari ci risentiamo prossima diretta e il pezzo sale, quindi aumentano e poi ti farò sapere questa cosa col tempo, te la faccio sapere, se resisto con questa saggezza. Però secondo me è la chiave migliore per l'indifferenza. Senti, no, giusto. Ma parlando sempre di arte, di questo connubio tra musica e arte, c'è qualche corrente alla quale ti senti particolarmente vicino? Dal punto di vista artistico, no, dal punto di vista magari poetico o altro, io sono, mi fa impazzire il romanticismo, ovviamente. Poi, visto che parlavamo, poi, no, in realtà no, perché vado anche, come ti ho detto prima, anche nella scrittura. Non è che poi ho fatto per dire, penso alla frase, tutti i girasoli adesso sono fiori del male, ci cioè sono due correnti, poi si tocca che non si collegano, però è forse anche questo contrasto, perché poi Girasoli si rifà, l'ho fatto un po' per la mia canzone, perché è un po' come se fosse una storia, un continuo, ma un po' anche perché cioè è un contrasto figo, i girasoli sono forse l'incarnazione della luce, della felicità, fiori del male, pensi al decadentismo, Baudelaire, quindi è un contrasto che arriva, però no, no. Non ti dico, mi piace proprio lasciare al caso. Io sono uno che comunque osserva le opere d'arte, legge delle poesie o altro. Poi non è che quando mi metto a scrivere, come ti ho detto prima, sto a fare una scaletta, no? Devo fare la canzone che va dal 1750 al 1850. No, no. No, ma mi piace soprattutto questi collegamenti, anche perché tu hai parlato di fiori e hai parlato comunque di bacio. Io credo che siano due elementi che portino al proprio interno delle contrapposizioni molto forti e che in qualche modo portino poi anche l'ascoltatore, in questo caso, ad andare al di là, ad andare al di là anche di quello che può essere il significato del testo. Certo, no, no, sono assolutamente d'accordo. Sta piacendo tanto questo progetto, sono contento. Ho già un po' di idee nuove, però aspettiamo col tempo. Ma credi che pubblicare un album oggi sia ancora il caso? Può ancora avere senso parlare di album per un artista giovane? Secondo me sì, perché stiamo perdendo. Io lotto tanto su questa cosa, anche se ti ho detto, inizio sono entrato un po' nel mondo un po' più serio delle classifiche da poco, però io mi piacerebbe lottare su questa cosa, cioè secondo me la gente ha ancora voglia dei dischi fisici, di tutte queste cose che si stanno andando a perdere. E comunque un album, io no, non mi sento artista da singoli, perché adesso vedo che tanti artisti la portano alle lunghe, cioè 800 singoli. Io sono andato avanti a singoli in questo periodo per farmi conoscere, perché devo dare tempo alla gente di conoscermi, però ho proprio la necessità, una certa, scrivendo così tanto, di andare verso in un'ottica album, perché devo dire tante cose. Io ne nella scrittura, io sono un grande fan, vabbè, del cantautorato italiano in generale. Però sono un grande fan di Jovanotti, cioè mi sento un po' vicino nella scrittura perché devo dire tante cose nelle canzoni, tante parole. Cioè magari l'opposto di un Vasco che è molto più sintetico, se da quel punto di vista. Quindi in ottica album ho proprio la necessità una certa di far uscire un album, perché dico, adesso Clint, prima era Girasoli e mi si diceva casualità. Poi è uscita Sempre, che è andata molto bene, che comunque sempre da indipendente i suoi milioni li ha fatti, se dobbiamo etichettare le cose in base ai numeri. È uscita Clint e sta facendo quello che sta facendo, però proprio la necessità di dire, di dare un album e dire questo sono io, valutatemi per questo, non su un singolo o due singoli. No, mi piace questo ragionamento perché troppo spesso ormai gli artisti si concentrano semplicemente sui singoli, quindi fanno emergere solamente una parte della propria personalità. In un album invece c'è spazio per tutto, quindi è un ragionamento interessante, mi piace, pur non essendo, ahimè, così contemporaneo.
Però chi se ne frega, alla fine l'hai detto tu, l'indipendenza è proprio l'aspetto più positivo di questo, del tuo mestiere, di quello che stai facendo adesso. E comunque hai dimostrato di poter arrivare da indipendente. No, infatti questa, te l'ho detto, è una cosa che mi ha, che ho testato io, perché poi potevo ascoltare interviste di artisti, ce la si può fare da solo, le solite frasi, però io sono uno che se non vedo non credo, e l'ho testato io, perché poi alla fine... Sicuramente magari tra qualche tempo, dovesse andare bene, arriverà qualcuno dicendo che chissà per quale strana magia. Invece no, perché poi c'è gente che mi ascolta da quando a 15 anni pubblicavo le mie canzoni su YouTube, perché ho iniziato presto, ero giovanissimo. E una cosa di cui vado fiero è che magari quando inizi a pubblicare le cose su YouTube vedi molto spesso giovani che pubblicano le cover. Io non ho mai fatto cover, cioè io già dai 14 anni dovevo scrivere qualcosa. E questa è una cosa importante, infatti io non mi piace la cosa degli interpreti, per me gli artisti devono scrivere le proprie canzoni, cioè ce l'ho su sta cosa. Mi stupisce anche ogni tanto, vedo delle uscite di tormentoni estivi, vado a vedere i crediti, vedo che gli autori sono in otto e dico ma cazzo, si sono messi in otto per scrivere un tormentone, cioè non riesco a concepirla sta cosa, perché immagino me sul tavolo della mia cugina che scrive una canzone, ne basta uno. Quanti ne servono? Otto per scrivere poi un tormentone? Non lo so, ho questa visione. Bene, senti, ma parlando di territorialità, hai parlato di Torino, hai fatto che sei di Torino, quanto può averti influenzato la tua città? Perché sappiamo che negli anni è cambiata tantissimo Torino. Diciamo che in realtà non so dirti, cioè mi può aver influenzato perché ovviamente essendo nato a Torino, Torino mi ha portato ad andare in una determinata scuola e quindi andando in quella determinata scuola ho conosciuto quella persona che aveva conosciuto con lo studio di registrazione o altro, però non influì. In realtà ti dico di no, Torino come città non credo che mi abbia influenzato musicalmente, perché poi no. Ti dico no, ahimè, bellissima città. Sì, artisti torinesi, vabbè, Subsonica magari sono un po' distanti dal tuo mondo, ma tipo Willy Peyote? Willy Peyote mi piace molto, ha una grande scrittura, mi piace veramente tanto. Poi, infatti, artisti torinesi che magari riesco, cioè se dovessi identificare qualcuno non me ne vengono in mente, anche perché Willy Peyote mi piace tanto, ma non lo vedo troppo vicino a quello che faccio. Tenco è nato in Piemonte, però è considerato genovese, quindi mi dispiace perché Tenco è uno dei miei preferiti, però mi piacerebbe dire è torinese, di Torino, però Tra l'altro il museo di Tenco, non è sì. nemmeno così distante da Torino. Eh no, no, Bene. certo, però lo identificano tutti come artista a scuola Genova. Sì, forse perché è rimasto ispirato appunto da artisti di quella zona, anche perché sai, Genova era comunque una città di mare, una città di passaggio, una città con molti artisti. Torino gli artisti forse li ha avuti un po' dopo, in una Sì, dimensione forse beh. industriale, certo. Sì, lato musica, ahimè, Torino non è considerata troppo la culla di, non lo so, scuole musicali di un certo tipo. Cioè, mi vengono in mente altre città, Bologna, Genova, e Torino non ha questa nomea. Magari da adesso. Da qualche anno, appunto, essendo cambiata la città, e molti identificano con i lavori per le Olimpiadi un momento di rinascita per Torino, quindi ormai sono passati quasi 15 anni anche dalle Olimpiadi, speriamo che anche l'arte da questo punto di vista possa risorgere, possa nascere un vero e proprio movimento artistico, movimento musicale torinese, perché no? Esatto, no, speriamo. A Torino mi viene in mente, cioè, più un movimento quasi rap, Fred De Palma, Shade, Ensi. A Torino siamo forti nel freestyle, a parte me. Beh, è giusto differenziarsi, comunque è giusto seguire quello che è la propria arte, è giusto così. Senti, ti faccio qualche domanda tra le tantissime che mi sono e che ci sono arrivate. Beh, addirittura mi chiedono come staresti con la barba, cose del Sì, genere. sto vedendo. Poi non Sì. manca mai la domanda perché hai gli occhiali da sole, poi. Sì.
Sei fidanzato? Poi vabbè, queste qua però io preferirei parlare di musica se sei Vai, d'accordo. fai bene, andiamo Senti, oltre. qual è la canzone alla quale sei più legato? Parte quello che è il tuo repertorio, le canzoni in generale, un brano che devi pensare è quello che in qualche modo può guidare una tua giornata. Se una giornata tua inizia male, qual è la canzone che te la può far cambiare? Proprio domanda da un milione. Secondo me è veramente impossibile, cioè, perché poi alla fine va in base veramente al momento. Mi verrebbe in mente, io sono un fan di Stromae, ti direi Formidable di Stromae, ma cioè, ti potrei dire Vedrai Vedrai di Tenco oppure Futura di Dalla, cioè non c'è Certo, secondo me. Posta. Cambia ogni 5 minuti. sì. E quindi al momento, beh, me ne hai citate tre, credo che possa andare bene, credo che siano soddisfatti i tuoi supporter. Livia Esposito mi chiede di descrivere il bacio di Clint in tre parole. Allora, sincera, artistica. Non lo so, non mi viene, boh, Non è facile. che ne so, non lo so, non mi piace attribuire, è difficile, poi una canzone, le canzoni non vanno ascoltate e basta. Andrebbero spiegate, infatti. Io, vabbè, se dovessimo trovare un terzo aggettivo, direi consapevole. Non lo so, è quello che mi è venuto in Grazie, sì, mente. mi piace, mi ha dato una mano lui. Bonus, aiuto del pubblico, aiuto. Pubblico, dai, ci può stare. Ma questa è una domanda che riguarda la musica, ma non solo. Mi chiedono di amici della tua esperienza e del tentativo di entrare nella scuola. Pensi che sarebbe cambiato qualcosa? Sì, ovviamente ero molto più, fa ridere dire ero molto più giovane, ero molto più inconsapevole tutto, ti dico che forse credo la mia fortuna sia stata proprio quella, ma non è un modo di dire, non mi, ha, cioè, mi avessero preso ti direi bellissimo, non mi hanno preso, allora ti dico no, io non critico, è un'esperienza assolutamente che un cantautore può affrontare, perché poi alla fine criticano tanto i talent perché quando esci poi molti artisti spariscono, ma secondo me spariscono perché molti artisti vanno senza un'identità. Io credo già, quando ho partecipato ad Amici, mi sento già di poter dire che avevo un'identità, poi non è stata capita, sono andato, ho fatto due canzoni con la chitarra, senza base, è stata una mia scelta così, però ripeto, è stata. Io vedo sempre che nelle cose negative ci vedo sempre la fortuna. Se fossi entrato, magari comunque sarei entrato molto più giovane, molto inesperto, meno sicuro di me, magari sarei durato di meno. Invece no, doveva andare così e ce ne siamo fatti una ragione. Ma è una strada che riproveresti, quella del talent, per esempio? Adesso come adesso no, perché. Cioè, proprio prima avevo la percezione da indipendente, tutto, come se non ci fossero strade. Cioè, perché sono andato un talent? Perché davvero dicevo, cavolo, però io faccio uscire delle canzoni di un certo, cioè, in cui credo tanto, però poi alla fine non avendo budget per promuovere, non avendo agganci, come si fa? C'è il talent, però non c'è solo il talent. Basta scrivere, basta non mi va nemmeno di dire basta, perché poi ovviamente nella vita dico sempre che ci va anche un po' di fortuna e tutto. Però, cavolo, io mi sento di dire che io scrivo da 8 anni, da 9 anni, quindi cioè, ci va tempo, il tempo è galante, dico sempre. Quindi non la riproverei perché onestamente non mi sento nemmeno più nelle condizioni di dire, boh, sono proprio uno sconosciuto che arriva in questo momento, anche ti rispondo così, non lo so, non so nemmeno se mi farebbero fare il provino. No, ma poi tra l'altro non ti vedo così tanto legato ad un mondo dei talent, non ti vedo un po' poco da talent, obiettivamente, perché proprio perché hai un percorso già ben definito e un'idea molto chiara di quello che può essere il tuo percorso musicale. Ho paura che il talent, soprattutto con l'interpretazione delle cover,
ti potrebbe snaturare, credo che sarebbe un vero peccato perché hai davvero tanto da dire e tanto da dare, quindi e ti Lo vedo prendo come un con cuore. complimento, che mi sembra sia un complimento. Sì, anche là il discorso cover litigherei probabilmente con tutta la produzione, perché non sono uno che, cioè, faccio difficoltà proprio ad interpretare i pezzi degli altri. Ma infatti perché si sente quando comunque i vari brani che ho avuto modo di ascoltare, ho cercato di analizzare il meglio possibile, io comunque ci sento il pathos quando lo canti, sento proprio il pathos tipico di chi sta vivendo quello che canta. Farei un po' fatica a vederti su delle cover che palesemente non sono scritte per te, sono brani da molto troppo conosciuti e non lo so, secondo me ti snaturerebbe quella che è la tua personalità. Grazie. E Punto. beh, No, vabbè, punto. sono d'accordo, sono d'accordo. L'unica cosa che ti può dare il talent è quella visibilità che magari io in questi mesi di lavoro ho preso in mesi di lavoro. Il talent, fai una puntata, hai un'esplosione incredibile che poi devi saper gestire. Ma io, appunto, come ti ho detto, secondo me l'errore che fanno molti ragazzi, e questo è un consiglio. Io non critico i talent, però nei talent bisogna andare proprio in questo momento, qualche anno fa ancora, penso a degli artisti che ci sono tuttora, tutt'oggi, si andava anche un po' meno preparati. Però adesso quando esci fuori da un talent o esci con un album, perché alla gente non frega niente a una certa di sentire te che canti le canzoni di Battisti, cioè la gente vuole sentire poi a una certa le tue canzoni. Quindi dico agli emergenti, ai ragazzi e tutto, la strada del talent è una strada importante, però fatela con consapevolezza. Non fatela, vado, canto la cover di Giorgia, ho una voce intonata e allora sono a posto, perché poi non è così. Altra domanda che è arrivata, con quale artista vorresti duettare? Vabbè, ho detto, allora, internazionale Stromae. E l'abbiamo detto. Nazionale, Cremonini, Jovanotti, Cremonini. Certo, sono quelli un po' più vicini al tuo mondo. Poi chiedono, oltre alla musica, cosa ti appassiona? Ragazze. Oggi adesso arriveranno 1.000 commenti, eh? No, mi piace andare in bici. Mi piace giocare a calcio, anche se non sono fortissimo a calcio. Tifoso Juventino o Toro? Ma non si può dire, perché poi se lo dico mezza Italia mi odia. L'ho già detto, quindi. Ci siamo, lasciamo perdere, va bene così, va bene così. Senti, ma se dovessimo rincontrarci tra un anno, il risultato ti piacerebbe aver raggiunto? Mi piacerebbe aver raggiunto una stabilità lavorativa nell'ambito musicale che mi dia delle certezze alla lunga. Cioè, dici, cavolo, sono qua, ho delle certezze, so chi. Cioè, sta cambiando tanto la percezione che ho proprio di me stesso, perché prima, ti ripeto, io delle mie canzoni sono sempre stato sicuro. Questo, secondo me, comunque è alla base. Però è ovvio che poi i risultati, le persone che ti scrivono e tutto, ti danno quella sicurezza che ti manca, perché poi la carriera di un cantante è una carriera che uno fa grazie alle persone, perché questa è la cosa bella. Senza le persone un artista, questo lo devo me lo ripeto sempre, perché poi molti artisti vedo che perdono, dimenticano questa cosa. Senza le persone, zero. Cioè, poi io dico sempre che nella scrittura delle canzoni sono molto. Cioè, io le canzoni le scrivo per me, cioè, per una mia esigenza. Quando poi le pubblico diventano degli altri. Però secondo me mi andrà bene, sono molto fiducioso fin quando avrò la mentalità di scrivere le canzoni per me e non per gli altri. Ma credi che un eventuale contratto con una major discografica ti snaturerebbe? No, non credo. Non credo perché ho fatto
Ho fatto gavetta, cioè anche ho fatto una gavetta importante e sono convinto di, cioè veramente ho tante canzoni pronte, cioè avrò un boh 150 canzoni, quindi magari quando ti leghi a qualcuno altro si può far sentire un po' di pressione, una pressione che certe volte non è positiva, però io ho la fortuna veramente di in questi anni di aver seminato tanto musicalmente, quindi mi sento. Non credo che mi snaturerebbe questa cosa. E come ti sentiresti se qualcuno cantasse una tua canzone? Qualcuno di, non lo so, di fan o qualcuno di. Se una tua canzone venisse affidata ad un altro artista? Ma in realtà mi farebbe piacere perché comunque l'ambito autorale è un ambito che mi piace. Diciamo che io sono molto geloso delle canzoni, però scrivendo così tanto adesso inizio a percepire proprio quando finisco o chiudo un pezzo il fatto che ci sono dei pezzi che mi stanno bene addosso perché appunto ho preso una direzione e ci sono altri pezzi che dico. Non sono io e starebbero bene addosso a qualcun altro. Quindi mi farebbe molto piacere anche approfondire in futuro anche questo discorso. Ma io non posso che ringraziarti, credo che ci siamo fatti una bella chiacchierata. Io non so se è possibile, ma in tanti stanno chiedendo di cantarci un pezzettino di una tua canzone. Non so se è possibile, non so se ti va. Sì, però come faccio sempre, che rompo sempre le scatole, non canto Klimt, canto una canzone che ho portato, visto che parlavamo prima, l'ho portata ad amici, la canzone con cui sono stato scartato, mi fa piacere farla ogni volta, si chiama Ipocrisia, portami via. Niente, la gente chiede Schopenhauer, no, Schopenhauer non si possono fare questi spoiler incredibili. Stamattina un nuovo attentato, chi sarà stato, chi sarà stato? Tutti che postano, tutti che piangono, mangio un gelato, mangio un gelato. Stamattina ho visto il telegiornale, un ragazzo è morto andando a ballare, la gente ora scrive messaggi d'amore per far resuscitare. E non piangere, amore mio, se vuoi c'è un posto accanto a me, scrivi ti amo, clicca in. C'è solo abbondanza di maschere. Gesù Paris, Gesù Charlie, Gesù l'amore ed è gratuito. Ipocrisia, portami via e fai di me una malattia. Gesù Paris, Gesù Charlie, Gesù l'amore ed è gratuito. Ipocrisia, portami via e fai di me una malattia. Se mi piacesse un uomo non sarei normale, perché la normalità è solo ciò che vuoi vedere. Se fossi un po' più nero ti farei paura, che svanirebbe subito se fosse abbronzatura. Questa vita è una bomba, in un campo di fiori il pennello più nero. Tra tutti i colori un rintocco che ride di noi. Il destino non lo decidono mica gli eroi. E non piangere amore mio, se vuoi c'è un posto accanto a me, scrivi. Clicca in bio, c'è solo abbondanza di maschere. Gesù Paris, Gesù Charlie, Gesù l'amore ed è gratuito. Ipocrisia, portami via e fai di me una malattia. Gesù Paris, Gesù Charlie, Gesù l'amore ed è gratuito. Ipocrisia, portami via e fai di me una malattia. E poi c'è un mondo, ma però. Non si dice, sì lo so, a me mi piace anche se lo vorrei più meglio di ciò che è. Ci siamo. Ma grazie mille, Spero almeno a te ti sia grazie. piaciuta. Sì. Decisamente sì, decisamente sì. Spero che a te sia piaciuta la chiacchierata. Molto, mi ha fatto molto piacere conoscerti, ti conoscevo perché sono uno che comunque il music. L'ho vista nascere davvero perché era un pischello su Facebook. Mi ricordo anche, avevate forse iniziato, aperto la pagina, non so chi, ma mi ricordo che avevate aperto forse la pagina dando spazio agli emergenti. C'era un'idea, adesso non voglio dire così. Comunque vi seguo da tanto, quindi mi ha fatto molto piacere conoscerti.
Beh, speriamo di poterci vedere di persona al più presto, dai. Molto volentieri. Ti ringrazio, grazie Gabriele. mille, buona musica e a presto. Ciao, a Ciao. presto. Ciao, A ciao, ciao, presto. ciao, Ciao, ciao. ciao, ciao. Perfetto, grazie mille cari amici di All Music Italia per aver partecipato a questa diretta. L'appuntamento, beh, è sempre sulle pagine di All Music Italia, mi raccomando, seguiteci sempre. Ciao da Simone Zani!